C'è attesa, c'è pressione, è normale che ci sia perché adesso sulle nostre squadre, sulla mia squadra chiaramente si alza l'asticella, tutti sperano, vogliono insomma sempre vedere la nazionale vincere, quindi da questo punto di vista le aspettative è normale che si alzano. A me ha fatto molto piacere oggi vedere una presentazione alla quale ci sono stati 4 ministri. Significa, credo, per il nostro movimento un segnale importantissimo per la nostra federazione, per noi, il fatto che ci abbiano scelti anche per fare una pubblicità ministeriale per la pasta, quindi unire 2 eccellenze a quel punto. Quindi la considerazione che anche la parte politica sta avendo per il nostro movimento è importante, ci deve inorgoglire. E come ha detto anche il ministro dello sport Abodi, insomma, che piace anche questa parte che non è solo di successo ma di percorso che la federazione e le squadre nazionali fanno, c'è un percorso anche valoriale e un percorso insomma completo. Credo che queste siano cose che oggi insomma, mi hanno fatto molto piacere. Poi ci sarà la parte dell'europeo, che sarà una parte bellissima, molto impegnativa, perché parliamoci chiaro, anche chi lavora in federazione, non solo per noi come squadra, organizzare questi europei su 9 città è un impegno notevole, però fa capire anche quanto c'è di desiderio di andare sul territorio per farsi insomma conoscere, per cercare di coinvolgere il più possibile. Quindi chiaramente quando vuoi coinvolgere, quando vuoi attirare attenzione, insomma ti devi muovere, non è che puoi aspettare che ti vengano a trovare a casa, ecco. E quindi credo che sarà un europeo da questo punto di vista molto bello, importante. Per quanto riguarda la parte insomma sportiva, insomma noi cercheremo, anzi sicuramente faremo di tutto per arrivare il più competitivi possibile, insomma ci sono squadre importanti, le conosciamo, però come ho detto sul palco, insomma quando mi hanno chiesto, guardiamo le cose concrete da fare giorno dopo giorno. Lo step intanto che noi abbiamo informazioni sulle nostre situazioni, sul livello di gioco importanti, perché la VNL è un torneo che ti dà questa opportunità. Però devi arrivare fino alle finali, diciamo, come abbiamo fatto noi, perché la prima parte è un ambaradan ciccoccò continuo, diciamo, di trasferimenti, si gioca eccetera. Anche lì è una cosa buona perché puoi coinvolgere più giocatori. Dal punto di vista tecnico le finali insomma ci hanno dato delle indicazioni importanti sulle quali lavorare. I ragazzi adesso stanno giustamente riposando perché diciamo, è stato molto impegnativo il periodo. Il 4 ricominceremo e avendo insomma 10-15 giorni a disposizione useremo questi giorni il meglio possibile per fare degli step di miglioramento, di continuità, di reazioni sia sul livello del gioco ma anche la parte diciamo nostra caratteriale.